Cucciolini, buongiorno, finalmente oggi riusciamo ad andare al mare perché io ieri sono stata malissimo e quindi sto cercando di svegliare Vanessa e Anastasia, abbiamo prenotato una spiaggia fantastica, vediamo se si svegliano. Buongiorno bimbe, andiamo al mare, bimbotte, ehi, andiamo al mare. Buongiorno amore mio, ti sei svegliata? Stamattina andiamo al mare? La mamma sta meglio finalmente e andiamo a farci questa giornata al mare, ma dove? In quale mare? A Calabrandinchi. A Calabrandinchi, che è una spiaggia stupenda! Allora, facciamo colazione, fammi vedere un po', ieri sera ti sei fatta le treccine da sola e guardate un po', cucciolini, che capelli che abbiamo stamattina, bellissimi! E anche con il sale del mare diventano mossi, lo sai? Perché? Perché il sale rende il capello più mosso, un po' più riccio rispetto a come lo abbiamo di solito. Allora, facciamo colazione e poi andiamo quando, al mare. Poi il mare, quando tu vai sott'acqua, vedi i capelli che non sembrano bagnati. No, è vero, amore. Cosa vuoi per colazione? Panettone. Strano, amore. Buongiorno. Sei pronta? Sì. Mettiti un vestitino, un pantaloncino che stiamo per andare. Tu cosa hai scelto di mangiare a pranzo? Fare colazione. Sei contenta che andiamo a Calabrandinchi? Quanto è bella quella spiaggia. Cucciole, siamo finalmente partite per raggiungere questa spiaggia fantastica. Siete pronte? Oggi c'è una giornata stupenda, finalmente, che ieri è stato bruttissimo. Andiamo subito a fare un bel bagnetto appena arriviamo. Vediamo com'è l'acqua. Se c'è vento? No, non c'è vento oggi, amore. Oggi è bello. Va bene? Succede? C'è una bambina in difficoltà? Abbiamo un piede addormentato? Su Valestina, che dobbiamo arrivare in spiaggia. È una sensazione un po' strana, eh? Hai freddo? Tanto tanto. Sì. L'acqua è fresca, però è bellissima. Sì. Dopo ne facciamo un altro, eh? Facciamo vedere che ci sono i pesciolini? Sì. Hai fame, amore? No. Primo bagnetto finito. Amore, cosa stai mangiando? Buono? Non è il solito salame però, forse, vero? Oh sì, buono? Tu, amore, hai cambiato? Anastasia, tu hai cambiato? Dalla focaccia siamo passati al panino? Allora, questa spiaggia è bella, però è troppo piccola, c'è troppa gente, ci fanno prenotare e poi devi stare ammassata e rischi di non trovare neanche il posto. Adesso finiamo di mangiare e poi andiamo a farci un altro bagnetto, più tardi. Non lo vuoi più fare? Sei come sulla riva? Giochiamo sulla riva, facciamo le buche? Giochiamo? Bello fare le buche, io alla tua età le facevo. Facevo anche le palline e facevo le polpette. E poi le lanciavo in acqua. Esatto. Adesso facciamo una gara io e te. A chi fa il castello di sabbia più bello, eh? Ok. Ok? Adesso inizi tu e poi lo faccio io. Vediamo la tua fantasia. Wow. Poi? Metterla. Di sabbia asciutta insieme a quella bagnata, credo. No, amore, no. Allora, inventati qualcos'altro. Facciamo così, faccio un altro castello di sabbia e poi vedete questo buco qui. Sì. Lo mettete qui. L'annaffiatoio. Poi c'è questo, che è una giostrina. Guardate. 3, 2, 1. Stava uscendo strada facendo. Così. Si rompe. C'è la foglia. Tocca a me? Ok, io lo decoro. Come vuoi. Ok, vediamo cosa fai te. Io volevo fare una cosa, vediamo se mi riesce. Ciao. Ok, guarda. Facevo la torretta. È crollata la torretta. Ora?
facciamo dovremmo fare, sai cosa, riuscire a fare una scaletta. Mettiamo la bandiera, un'altra bandiera. Guardate ragazzi, è bellissimo. Poi questo è troppo bello, ha fatto mia mamma pure questo. Tipo questo è bellissimo, per questo, perché ci sono tipo i alberi sopra. Ok. Adesso io voglio mettere tipo delle decorazioni sopra. Sì. Ancora come ho fatto così. Vorrei fare degli alberi tipo. Va bene. Così. E poi lo metto sopra. Ah, proprio sassi da massi così? Sì, così. E poi con guarda, arriva l'acqua e il vetro. Uno qua. Qua voglio fare l'entrata. Ecco, brava. Qua questo. Dobbiamo ripristinare un po' questo castello. Sì, dobbiamo mettere qua l'entrata. L'acqua bagnata qua. Facciamo. L'entrata così. Sì. Vedete? Questa sta cadendo. Mannaggia, mettiamo un po' di sabbia asciutta. Eh no, perché così cade. Come mai? La sabbia asciutta. Ah. Ragazzi, questi due castelli cadranno prestissimo. Adesso che ho fatto la prima porticina qua, facciamo la seconda di là. Va bene. Qui. E faccio così. Poi questa è un po' più grande, fatta la bella. Ma perché ho preso la sabbia, la metto qua in mezzo. E voglio tipo creare un'altra cosa più alta. Sì, tipo un ponte però hai fatto, bello, brava. Sì. Un po' grezzo come ponte, però una torre qua però più alta. Ok, vediamo questa sabbia, una torre un'altra poi più alta. Comunque c'è un bel venticello anche oggi, aveva ragione Vanessa. Sì, però dai, no, si ieri. Sta benissimo. No vabbè, ieri non si poteva neanche uscire di casa, oggi invece è andata bene. La devo fare tipo più alta di queste due e così. Vedete che sta prendendo forma? Vediamo. Oh, e perché la vuoi fare più alta? Vuoi fare... Voglio fare tipo una pazza in mezzo. Una terrazza? Una terrazza? Più alta, sì. E dopo ancora fare, mettere delle cose queste qua lunghe in mezzo. Vedete che sta prendendo la forma? Sì, sì. Sta diventando più alta. E voglio fare una... questo, poi la prendo e la metto qui. Bene. E la metto qui. È stanca, amore. Guarda. E qui vedete che sembra un po' rumoroso. Acqua. E mettiamo qua. E acqua qua. E facciamo il castello adesso. Iniziamo. Tutta questa sabbia qua. Facciamo un terzo castello? Facciamo tipo delle polpette, le cerchie le mettiamo sopra. Sì, le polpette anche, mi piacciono. Sopra al castello. Poi dopo vedrete quando sarà finito. Olè. Wow, ma è meraviglioso questo castello. Sopra. Però piccola amore, se no rompi il castello, deve essere più piccina, no? No, così grande? L'aurora. Perché non viene a giocare con noi? No, non hai voglia. L'acqua, il bagno? Il bagnetto lo vuoi fare? Cos'hai? Non stai bene? Voglio giocare. E che cosa? Palla. Con la palla. Vuoi giocare in acqua? Voglio terminare così. Mandamelo 3 set per 30 secondi. Ok.
niente, alla fine me l'ha lanciata addosso. Tipo A, B, C, E, O, U. E alla fine dobbiamo dire una frase con una di queste lettere. Dai. A, E, A. Hai uno sfogo sulla schiena, ma grandissimo! Io non capisco, eh? Mi fa male. Ti fa male se lo tocco? Sì. E non capisco quest'anno perché vi vengono questi sfoghi. Guarda che fino all'anno scorso non vi sono mai usciti. Vanessa ce l'ha sul petto e sta andando via. Adesso mi sono accorta guardandoti da dietro che ce l'hai anche tu. Ti prude? Sì. Adesso andiamo a casa e ti metto una cremina. Ma chissà perché però, mi fa strano questa cosa. C'è qualcosa che non va. Guarda lo sfogo che ha sulla schiena. Cioè, ferma. Guarda che sfogo. Ok amore, siamo arrivate a casa, ci siamo già lavate. Adesso ti metto gli orecchini nuovi che ti hanno regalato Marco e Maria, che sono bellissimi. Poi li facciamo vedere bene con la B. Fai vedere. Cos'è che hanno? Ah sì, scusa, quelli con la B sono di va. Non si vede. Con la A, bellissimi. Adesso ne capisco uno. E con il tipo, non so cos'è però. È un punto luce, si chiamano punto luce. E adesso te li metto e facciamo vedere come vengono indossati. Dopo ti devo mettere, devo riguardarti un attimino lo sfogo però, ok? Perché ti è uscito quello sfogo che non mi piace tanto. Girati, beh, penso che ci sia. Fai vedere, ma guardalo. Ma guarda che roba, sembra un herpes, io non capisco. Sarà stata la sabbia. Ma ho già visto un herpes da Vanessa. Ma ti ha morso qualcosa? No, non c'erano meduse, non vi ho sentito lamentare. Ma no, ma l'ape non ti ha morso, altrimenti, a parte che anche la medusa te ne saresti accorta. Vieni che mettiamo gli orecchini, amore. Perché l'ape le andavo sempre Ho capito, ma te ne saresti accorta. Poi non fa. L'ape non dà tutti quegli sfoghi. Lì è stato, secondo me, sfregamento da sabbia. Anastasia, fai vedere come fai le trecce perché sei diventata bravissima. Una volta non sapevo fare. Infatti. Te le ricordi? Sì, guardate come è diventata brava Anastasia, E poi vi facciamo vedere come ha indossato gli orecchini e vi diciamo anche dove comprarli se vi piacciono. Nell'elastico. Certo, sei anche velocissima, eh. Una. Anche questa parte è più asciutta di questa. Ah sì? Sì. Che nella treccia metti anche la treccina colorata, vero? Sì. Fatta, amore? Quasi un tremolino. Poi sei velocissima a farlo, oltretutto. Sì. Stasera me le rifaccio. Così andiamo a dormire con le trecce. Facci vedere. Sei bellissima. Facciamo vedere gli orecchini? Sì. Allora, guardate un po' come vengono indossati. Guardate che meraviglia. Quindi si tira l'orecchino tutto fino in fondo e rimane la lettera attaccata al lobo. E li potete personalizzare. Dov'è che si compra l'Anastasia? All'oreficeria Orlandi, dai nostri amici a Biandrate. Se vi piacciono potete acquistarli. Vero. Tu se non li avessi andresti a acquistarli? Sì. Sono bellissimi. È vero. Originalissimi e possono personalizzarlo. Se loro si chiamano per esempio Sofia si fanno fare la S da Jacopo. Quindi chiedete di Jacopo o di Simone che è il papà. Vero amore? Sì. Bene, adesso andiamo a fare un aperitivo e poi cena e centro, passeggiata. Sembrava una serata normalissima, come tante altre, passeggiate in centro a San Teodoro prima di andare a dormire, ma all'improvviso, in macchina, mentre cercavamo un parcheggio, Vanessa mi urla: "Mamma, mi sta chiamando questa persona". Io all'inizio credevo fosse una di quelle applicazioni fake in cui ti arriva la chiamata di un personaggio famoso, ma in realtà era tutto vero. Guardate un po' chi era e come l'ha presa Vanessa. Ciao Vanessa, come stai? Bene, mi seguo da un sacco. Sì, perché faccio anche dei video su YouTube. Che video fai? Video con mia mamma e mia sorella. Belli. Dai, quella con la famiglia, ci sta. Quella che io non ho. Dove stai andando? Sono in Sardegna, sto andando in centro. Bella vita che fai in Sardegna. Grazie, grazie mille. Mi saluti Zerbi e Sara. Assolutamente sì. Allora adesso mettiti in posa e facciamo una storia.
tanto. Grazie. Ciao, grazie mille. Ciao. Vanessa! Sei stata scelta da SOS. Vane, brava amore, sei emozionatissima. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Ragazzi, Vanessa è completamente assorbita questa sera da quello che gli è accaduto e non riesce più di togliere lo sguardo da Instagram. Amore mio, quanto sei carina! Che tenerezza che mi fai! Siamo arrivati a casa, adesso andiamo a dormire. Quanto sei felice di questa serata? Tanto. Allora, buonanotte. Cerca di dormire stasera, eh? Non pensare troppo. Cucciolini, cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like e iscrivetevi. Ciao e Anastasia. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù.